faremo insieme una nuova ricetta che sono i biscottini. Vi faccio vedere prima gli ingredienti e poi vi faccio vedere il procedimento. Allora, voglio utilizzare questa farina qui, oatmeal della Empro, giusto? Allora, questa qui è gusto chantilly. Allora, io l'ho provata e devo dire che è farina d'avena. Non si sente molto, cioè praticamente sente la farina d'avena un po' aromatizzata con il latte. Io sento latte principalmente, ma molto molto delicata, però devo dire che è molto buona e mangiabile. E poi vado a fare 130 grammi di farina. Poi se ne aggiungerò qualcuno in più che l'impasto non è uniforme, non è morbido, vi faccio sapere e ve lo dico. Poi vado ad aggiungere 50 g di peanut butter al cioccolato. Entrambi i prodotti li trovate su All Supplement. Come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Io vado a prendere 50 g di burro e lo sciolgo a bagnomaria. Poi faccio 70-80 ml di albume. Poi sempre di questo vi aggiorno. E poi, come ben sapete, io ho questo qui nel progetto smaltimento prodotti che, raga, lo devo smaltire. Vado ad aggiungere 20-30 g di... sarebbe tipo miele, uno sciroppo. Quindi, raga, io lo devo consumare e lo userò. Però, se non ce l'avete, non fa niente. Iniziamo subito. Dai nostri 50 grammi, che poi, raga, vado a mettere. Sto riscaldando l'acqua da andare a mettere a bagnomaria per farlo sciogliere un po'. Se avete il microonde, subito fate. E in questo momento vi sto invidiando chi ha il microonde. Nel frattempo, inizio a mettere i nostri 130 grammi di farina. Al microonde io vi sto letteralmente invidiando, cioè 40 ore per sciogliere un po' di 50 grammi di burro. Va bene, aspetta, allora vado ad aggiungerci 60-70, scusatemi, ml di albume. E vado a dare una mescolata. Anche se secondo me ci vuole un altro po' di albume, però vado ad aggiungerci il burro e vediamo. È la prima volta che faccio i biscotti così, quindi è un esperimento. Eccolo qui, raga, per farlo sciogliere, mamma mia, ci ho dovuto aggiungere proprio all'interno l'acqua bollente, perché altrimenti non si scioglieva più. Quindi vado ad aggiungerlo al composto. Ok, raga, vado a dare una mescolatina, ma penso che ci vuole un altro poco di albume. Io vi lascio comunque giù tutte le dosi, le lascio proprio sistemate ogni volta che aggiungo. Aggiungerci anche 20 grammi di dolcificante. Raga, vedete, il composto è ancora un po' così, quindi vado ad aggiungerci un altro po' di farina. Raga, aggiungete sempre la farina fino a quando il composto non è che si deve staccare proprio completamente. Vedete, già si inizia a staccare con una spatolina mia, ormai è andata, quindi devo buttare. Ok, raga, ce la stiamo facendo.
Raga, dopo tanti pasticci, la nostra pallina finalmente è venuta, eccola qui. Oh. Mamma mia, raga, che si vede questo effetto proprio quarantena. Però raga, alla fine c'è venuta. Quindi io dopo, raga, nell'info box vi lascio proprio tutte le dosi giuste. Quindi raga, man mano che vedete che è ancora molto appiccicoso, ci aggiungete comunque la farina in più, quindi che è 130 o 150, 170, vi regolate un po' voi. Io adesso cosa faccio? Prima di tutto prendo tutto l'impasto che c'è comunque tra le mie mani e nella ciotola. Allora raga, eccoci qua, dopo 30.000 ore il nostro panetto è pronto. Scusatemi un po' se ho fatto un po' di macello, ma era veramente la prima volta, quindi vediamo un po'. E adesso lo metto in frigo, come vi ho detto, un'oretta, pure mezz'oretta, e poi dopo andiamo a fare i biscotti. Eccoci qua con la nostra pallina super morbida. Adesso vado a stenderla con il mattarello, scusatemi, è un po' vecchiotto, e poi vado a prendere uno stampino che è l'unico decente che ho, è la stellina, e vado a stenderla. Vado a stenderla non molto doppia, ma neanche troppo sottile, una via di mezzo. Vi consiglio sempre di farla riposare un po' in frigo, infatti è stata tipo a me 40 minuti, non di più. Scusatemi la luce, ma poi sta brillando. Sì, voi potete dire sì, ma è le luci, prendi le luci, accendi le luci, vero? Ma mi scocciavo. Ok, eccola qui, e vado a fare il nostro stampino. Cioè raga, si ritorna a bambini. Una stella, le metto qui e poi dopo prendo la carta da forno e la metto stesso sulla teglia. No vabbè raga, mi sono innamorata già. Eccoci qua, alla fine sono venuti 21 biscotti o 20 biscotti, e in più ho un cerchietto rotondo e una stella mozzata. Questi sono stati gli ultimi due che sono riuscita a fare. Quindi adesso vado a fare la prima infornata, che è questa, e poi quest'altra qui. Io mi regolo un po' ad occhio, faccio 180 gradi, all'inizio metto 20 minuti, poi vediamo un po', mi regolo ad occhio. Arriva papà così. Madò, questa è massa di mozzarella di bufala, ma da quanto tempo non ce la mangiamo? I miei adorati salti in bocca! Adoro! Mamma mia, no vabbè! Questi glassati taralli e bruschettine. Vabbè, questo è macinato per pranzo così. Adoro, adoro, adoro! La mozzarella. Quello che mi piace di più fare in questo periodo è proprio improvvisare le ricette. Non vi lascerò ogni singola grammatura, che è una touch sincera. Vi faccio vedere un po' quello che farò. È la prima volta che faccio queste polpette, quindi non so neanche se mi riescono. Io spero di sì, e quindi proprio in questo momento che non sto calcolando i macros, mi piace anche improvvisare e fare un po' di testa mia. Allora, la prima cosa che ci servono sono i ceci, quelli qua io spero che si vedano, vado a metterli nel frullatore. Poi, ieri ho fatto un po' di minestrone, quindi è avanzato proprio, cioè l'ho fatto apposta di farlo avanzare proprio perché volevo fare queste polpette, quindi vado a metterci all'interno anche il minestrone.
Quindi diciamo che sono delle polpette, se prima vi ho detto ceci, scusatemi, sono delle polpette di verdure. Facciamo prima a far così, oh. Sapete che ultimamente con questi minestroni mi trovo davvero molto bene. Ok, ma le persone direte tutti, c'è il 2%. Sì, ma non fa bene, falle tu le verdure, raga. In questi tempi anche le verdure iniziano a scarseggiare nel supermercato, quindi i minestroni fanno sempre comodo. Ecco qui. Quindi abbiamo fatto il nostro mix di verdure, io spero che state vedendo dalla videocamera. Che cosa vado ad aggiungere? Vado ad aggiungerci dei semini di girasole. Penso siano semini di girasole, ma se non sono semini di girasole ve lo scrivo, perché sono stati messi in questo contenitore e non so neanche, non mi ricordo, raga, sincera. E quindi vado a metterceli all'interno, giusto perché ce li ho e li consumo. Poi vado ad aggiungerci anche un cucchiaio di olio. Se mia mamma in questo momento, se mi vede mamma in questo momento, si emoziona perché ho messo l'olio così e di solito non lo faccio mai. Mamma, quando vedrai questo video non piangere, mi raccomando. E vado a mixare il tutto. Ok, una volta frullato tutto, anzi vado a dare un'altra frullata, giusto un altro po'. Ok raga, questo è l'impasto, diciamo. Vado a trasferirlo in una ciotolina. Raga, io cosa sto facendo? Visto che comunque è presto, mi sto preparando, diciamo, l'impasto. Così poi, da quando comunque si fa verso l'una, le due, perché comunque devo liberare, devo dare spazio anche a mia mamma che deve cucinare. Infatti per me quando registro dei Tittine Day, mi dite sempre, ma, oppure pure i vlog, ma abiti da sola? Perché mangi sempre da sola? No raga, non mangio da sola, ma a volte mi preparo le preparazioni prima, perché comunque arrivo a pranzo che i miei devono mangiare, mamma deve cucinare, quindi è sempre un po' un caos. Ok raga, dopo aver trasferito comunque tutto il composto, adesso questo è tutto il nostro, diciamo, il nostro impasto. Vado ad aggiungerci un po' di albume, pochissimo raga, scusate, una mescolata. Comunque dopo deve riposare in frigo. Aggiungerci anche la farina d'avena di Prozis, giusto un misurino, sarebbe tipo 30 grammi, poco di un misurino raga. C'è anche chi l'impana di nuovo, ma noi, io penso che non vado ad impanarle, ma vado a rendere il composto un po', che riesco a fare comunque più tardi delle palline. Vedete raga, già si sta addensando per bene, perché comunque poi, visto che dobbiamo fare delle palline, dobbiamo avere comunque un bello impasto. Sì, comunque raga, all'incirca 30-40 grammi di farina d'avena. Ovviamente potete usare qualsiasi tipo di farina, potete usare la farina di ceci, davvero di tutto potete utilizzare. Ok raga, io non ce ne metto più. Okay.
Questo è il nostro composto, eccolo qui. Adesso vado a metterci una pellicola e lo lascio in frigo per 2-3 ore. È l'impasto, è stato per 2-3 ore in frigo. Adesso vado a creare delle polpettine. Non metto il cavalletto, non vi faccio vedere il procedimento perché raga faccio delle semplici polpettine da poi appoggiarle sulla carta da forno e metterle in forno. Poi dopo vi faccio vedere, sinceramente non so per quanti minuti, mi regolerò un poco ad occhio, ma sicuramente per 180 gradi, quello è sicuro. I minuti non lo so, 15 minuti, 20 minuti, 25 minuti, dipende. Queste sono le polpettine che sono uscite, sono 12, ma pensavo che uscivano un po' di polpettine in più, ma comunque sono belle grandi, poi le devo mangiare solo io, quindi va benissimo. Poi vabbè, mangerò anche la mozzarella dopo, ovviamente fresca fresca. Quindi adesso vado a metterle in forno. Sono venute proprio bene però. Eccole qui, le ho messe in forno. Io per il momento ho messo 20 minuti per 20 minuti. Beh raga, io mi regolo un po' ad occhio. Ovviamente voi le potete anche ripassare di nuovo nella farina, nei fiocchi, come volete. Io sinceramente ho voluto risparmiare questo passaggio e farle così semplicemente. E quindi, no, raga, io non vedo l'ora di provarle. Noi ci vediamo direttamente dopo che io, con il risultato finale. Siamo in preparazione per fare la pizza. Vi faccio vedere un po' noi come facciamo la pizza. Allora, ci servirà, ne facciamo 1,5 kg di farina 00, perché comunque siamo 5 di noi in famiglia ed escono 6 pizze, quindi facciamo 1,5 kg. Poi 2 bustine di lievito per birra, di birra, che sono all'incirca 50 grammi. E allora praticamente noi prendiamo entrambe le bustine, le sciogliamo nell'acqua calda con un po' di zucchero, un cucchiaino di zucchero, dopo vi faccio vedere il procedimento del lievito di birra come lo sciogliamo. Poi ci vuole 900 ml barra un litro d'acqua, con l'acqua vi regolate ad occhio, ma 900 ml sicuramente, poi in base a quanti chili di farina fate vi regolate con le dosi. Poi abbiamo fatto 30 grammi di sale e qui dobbiamo mettere l'olio che mi ha mandato a prendere in cantina, e quindi adesso pesiamo l'olio che ci servirà 80 ml di olio. È in acqua tiepida, perché altrimenti raga non si scioglierà mai, dovete farlo sciogliere per all'incirca 10 minuti. Faranno tipo delle bollicine, dopo vi faccio vedere. Adesso aggiungiamo anche un cucchiaino di zucchero che serve, è importante per la lievitazione. In molti non ce lo mettono, però io vi consiglio di metterlo.
Guarda, come potete vedere l'impasto si è staccato. Se facciamo riposare in tre contenitori, mettiamo un filo d'olio sotto ad ogni, come si chiamano, ciotola. Ok, basta, ma non abbondare, grazie. Comunque questa spatola si è rotta, ieri mi facevi i biscotti, se ne è venuto a mano. Ho messo le pizze sotto qui a riposare sotto la tovaglia. Facciamo un 9/10 ore di lievitazione, perché la pizza più sta, più lievita e più buona. Quindi buonanotte alle nostre pizze e noi ci vediamo stasera con la preparazione. A più tardi. Bye.